Malgrado qualche difficoltà dovuta al fatto che l'azienda non mette a disposizione i propri locali, sono partite il 30 gennaio da Bergamo le assemblee unitarie dei dipendenti del gruppo Intesa San Paolo. In Lombardia, Piemonte, Sardegna, Sicilia, Puglia e Umbria si sono già svolte più di 50 assemblee e entro la fine di marzo verranno toccate tutte le province d'Italia. Fino al termine delle assemblee le trattative con l'azienda sono sospese, fatti salvi alcuni momenti di confronto su tematiche tecniche. In tutta Italia si registra una grande partecipazione, sia in presenza sia da remoto, con collegamenti organizzati dai sindacati visto il diniego dell'azienda all'utilizzo degli strumenti aziendali. Le colleghe e i colleghi stanno dimostrando un grande interesse a confrontarsi su quanto sta accadendo in Intesa San Paolo e su quale futuro si prospetta per la nostra categoria. Chi ha partecipato ha confermato di aver compreso e approvato la decisione della FABI e delle altre organizzazioni sindacali di non sottoscrivere un accordo sull'evoluzione del modello organizzativo, criticando le modalità con cui l'azienda sta cercando di depotenziare la contrattazione collettiva attraverso la firma di accordi individuali. Da tutte le assemblee sta emergendo un grande malessere, che non può più essere ignorato, dovuto a problematiche che da anni stiamo denunciando: carenza di organici, pressioni commerciali, problemi organizzativi e procedurali. È forte la richiesta di fare più spesso le assemblee ed iniziative risolutive per migliorare le condizioni di lavoro e creare un clima aziendale più sereno. Invitiamo tutti a partecipare alle assemblee organizzate sui territori. Ai sindacati serve un mandato forte, anche in previsione di una possibile vertenza. Per conoscere le date delle assemblee è possibile rivolgersi al proprio sindacalista FABI di riferimento oppure consultare il sito della FABI Gruppo Intesa San Paolo.